Una delle domande più frequenti che ricevo durante la visita per rinoplastica riguarda l'impiego di martello e scalpello, detto così volgarmente. Molte persone hanno paura dell'utilizzo di questi strumenti cruenti e hanno paura che questi strumenti cruenti generino dolore, generino eccessive asportazioni di osso con nasi scavati, nasi eccessivamente stretti. Approfitto di questo video per precisare che sono strumenti che non utilizzo. La rimozione del gibo non la pratico con lo scalpello e il martello perché, pur essendo affidabile, ma non la ritengo sufficientemente precisa e preferisco invece una riduzione del gibo incrementale, millimetro per millimetro. Fino a qualche anno fa ho sempre utilizzato le classiche lime molto fini che permettono una riduzione controllata, millimetro per millimetro, non sono traumatiche e hanno sempre dato ottimi risultati, quindi sono sempre degli strumenti affidabili. Ovviamente con l'evoluzione della tecnologia e la mia evoluzione personale dell'attività chirurgica, da un po' di anni utilizzo degli strumenti che ritengo più precisi, che sono delle microfrese con dei trapani che hanno dei manipoli molto sottili, come potete vedere nelle foto che abbiamo allegato a questo video. Il concetto è uguale a quello della lima, ritengo però che sia più maneggevole, più preciso. Ci siano molti meno problemi sui tessuti molli, perché la lima tradizionale crea un trauma sui tessuti molli che si traduce in un gonfiore e che si traduce in una difficoltà di stimare il nuovo profilo che si sta ottenendo intraoperatoriamente. Con queste piccole frese è più possibile sagomare le ossa nasali senza romperle, senza essere traumatici e con due particolari aggiuntivi. La lima rischia di disgiungere o creare una fusione della cartilagine triangolare, che la cartilagine è immediatamente sottostante l'osso nasale, nel terzo medio della piramide nasale, con il rischio di rendere il terzo medio del naso e la valvola nasale instabili. Con le frese trapano questo rischio non c'è. E un altro particolare riguarda quello che conoscete benissimo come naso greco. Ci sono delle persone che hanno una continuità naso-frontale eccessiva, dove il naso è troppo unito alla fronte, necessitano di creare questo solco, questo angolo naso-frontale o radice del naso in modo più deciso. La lima non è sufficiente per limare questo osso, che è un osso a cavallo tra quello nasale e quello frontale, molto compatto, e si rischierebbe di non correggere perfettamente questo naso greco. L'utilizzo per converso degli osteotomi, rischia di essere troppo traumatico e asportare troppo osso. La fresa invece permette una riduzione incrementale, fino ad ottenere la radice del naso con la profondità e il livello che si desidera. Profondità se la vediamo nel profilo, il livello se lo vediamo nel frontale, che deve essere compreso tra la linea delle ciglia e la piega tarsale superiore, in base al tipo di naso che si presenta nel post-operatorio. Come possiamo vedere nelle altre foto allegate, come sia poco traumatico questo sistema di rimozione del gibo. Vediamo in particolare questi due casi allegati al terzo giorno dall'intervento che non presentano lividi e non presentano edema. Una situazione che si verifica nella mia esperienza in circa il 50% dei casi. L'utilizzo di questi strumenti non allunga i tempi operatori. L'utilizzo delle frese e del trapano nella mia pratica chirurgica di rinoplastica è in atto da alcuni anni. Si tratta chiaramente di microfrese e micromanipoli, molto piccolo, anche più piccolo rispetto a quelli, diciamo, di tipo classicamente odontoiatrico, e questo mi ha permesso di ottenere un minor traumatismo dei tessuti molli, un maggior controllo intraoperatorio del nuovo profilo, della nuova larghezza del naso che si sta via via ottenendo, con un post-operatorio molto più leggero, riduzione dei lividi, riduzione del gonfiore, soprattutto perché durante la fresatura dell'osso nasale vi è anche un lavaggio di acqua molto fredda e queste basse temperature aiutano notevolmente a ridurre edema e lividi. In particolare, in un caso che viene frequentemente utilizzato ed è molto utile il trapano con la microfresa, è quello del naso largo frontalmente nella parte ossea della piramide, nella volta superiore, la volta ossea.
In questo caso si crea una fresatura paramediana ai due lati del setto, sia a destra che a sinistra, chiaramente del setto nasale osseo, e si crea un'interruzione tra le due ossa nasali. Successivamente le due ossa nasali vengono avvicinate tra di loro sulla linea mediana, ottenendo la riduzione della larghezza frontale. Come vedete nel disegno allegato in blu è rappresentata l'area di fresatura paramediana, cioè ai due lati della linea mediana, che è rappresentata dal setto osseo, e nei casi che vediamo allegati in fotografia, proprio l'impiego di questa tecnica nei risultati comparati tra il pre e il post-operatorio.